si sono trovati d'accordo nel ritenere superata la perizia che aveva suscitato tante polemiche e spinto ambientalisti, SEL e Movimento 5 Stelle a chiedere le dimissioni del commissario dell'Ilva Enrico Bondi. E l'unica indiscrezione che trapela dall'incontro durato un'ora e mezzo tra il commissario Bondi accompagnato dal subcommissario Ronchi e il ministro dell'Ambiente, inizialmente previsto per il 24 luglio, rinviato e poi spostato di un'ora e di sede all'ultimo momento per cercare di tenere lontani i giornalisti. Una richiesta di Bondi come quella di tenere l'incontro riservato a tre. Sì, ma non qui e non ora. Mi dice se è ancora attuale l'argomento per il quale l'aveva convocato lì la questione? Scusi, vado a incontrare. Ma superate lo sono senz'altro dal tempo le affermazioni dei consulenti dell'Ilva che addebitavano al fumo di sigarette più che i fumi del siderurgico l'elevato aumento dei tumori a Taranto. Superate anche dal decreto, è stato detto nel colloquio riservato al secondo piano di Palazzo Goldoni in discussione al Senato. E così alla fine dell'incontro né Bondi né Ronchi né il ministro hanno voluto parlare, rinviando ancora a dopo l'incontro già previsto in mattinata col ministro per lo sviluppo economico Zanonato qualunque commento. Intanto l'Aula ha concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 1, non sono mancati tensioni e bagarre da parte del Movimento 5 Stelle con il senatore Puglia che ha strappato il regolamento in segno di protesta e la senatrice Lezzi che ha suscitato le vivaci proteste dei parlamentari del PD. Perché concedere solo alla Puglia questi privilegi della bonifica? Beh, glielo dico, perché lei sa che Riva ha finanziato il PD, è noto, la campagna elettorale di Bersani, gli dobbiamo un favore.